Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi è sabato, quindi si parla di oro, ci sono tante novità di cui parlare e principalmente parleremo dei nuovi prodotti introdotti da questa azienda tedesca, Avesta, con la quale collaboro. Io ricordo comunque che sono e mi considero un consulente indipendente. E ho selezionato Ovesta perché come cliente mi sono reso conto che aveva delle qualità interessanti dal punto di vista anche della garanzia dell'investimento che andava a fare, ha comprato un po' d'oro e di lì un po' per caso è poi iniziata la relazione con questa azienda che mi ha messo in contatto con Walter Manca, che aveva già una grossa esperienza nel settore. E di lì abbiamo cominciato un po' questa collaborazione che sta con grande impegno e grandi sacrifici, almeno posso dire da parte mia, non grandi nel senso che ho dovuto studiare, 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 però un certo impegno l'ha richiesto, questa collaborazione che sta dando, credo di poter dire, anche se con una certa fatica, i suoi risultati. Allora, intanto non voglio dimenticarmi di ricordarvi che l'oro sta diciamo distruggendo tutte le performance principali, anche nei confronti del Bitcoin che si è rivalutato tantissimo e ha raggiunto lo stato proprio adesso, siamo quasi a 75 mila dollari al chilo, che per chi mi segue già da un po' di tempo, io questo l'avevo previsto addirittura 3 anni fa. Perché, non perché io ci abbia la sfera di cristallo non ce l'ho, però ho letto delle cose anche da altri autori americani. Dobbiamo considerare una cosa, che proprio perché mi occupo di marketing e comunicazione, proprio perché ho avuto questa esperienza in America, non c'è niente di male, le cose arrivano in Europa tante volte anche 5 anni dopo rispetto a quando vengono lanciate in America. E questa è una cosa che è normale, poi non si legge e non si capisce molto l'inglese. In Italia e quindi arriviamo sempre dopo. È difficile arrivare prima perché se uno non ha le dritte giuste vengono principalmente dai mercati leader che sono poi quelli finanziari, monetari, che sono o nella City di Londra o a Wall Street, a New York, principalmente rimane sempre indietro. È evidente questa cosa. Quindi non è che noi per questo ci dobbiamo tagliare le vene, però dobbiamo essere consapevoli che arrivando dopo, spesso e volentieri, poi si fa più fatica ad acquisire le cose e ci si arriva più tardi. Mentre invece il grande segreto nel mercato, un po' in tutti i settori, è quello di cercare di arrivare prima e di essere innovativi, uscire con nuovi prodotti e servizi che sono unici. E quindi creano un posizionamento unico rispetto ai competitori, no? Ai concorrenti. Ecco, devo riconoscere a Ovesta di aver fatto questo grosso sforzo. Io ho visto la prima presentazione lo scorso anno quando sono andato a Monaco, era una presentazione in parte fatta in tedesco, poi fatta in italiano, insomma, avevo capito un pochino il concetto, però devo dire che questo concetto che si chiama del switch, cioè del cambio in relazione ai valori dell'oro e dell'argento, è un concetto abbastanza conosciuto. Io ho conosciuto nel settore, naturalmente, io ho qui anche un breve report che ho trovato da Peter Schiff, che è uno dei consulenti finanziari e d'oro più importanti in America, che dice il rapporto oro-argento è molto importante per chi investe in oro o argento fisico, ma anche per i trader che speculano sul prezzo dell'oro e dell'argento. Questo rapporto determina il momento ideale per acquistare e vendere. Quando il rapporto è alto, scritto tra parentesi, oltre 80, in questo momento si considera 80 il rapporto, la teoria è che si sta muovendo verso l'oro. Quando il rapporto va in basso, quindi meno di 80, è preferibile il metallo d'argento. Sfruttando questo concetto, quindi, che come vedete è ben conosciuto, no, all'interno di certi ambienti, Avesta ha pensato di mettere a punto questo
Switch oro argento, che io chiamo, che è un Swift nella sostanza di valorizzazione dell'oro, cioè l'oro non sta lì fermo in deposito, costando anche un pochettino perché il deposito va pagato, ma viene, subisce questo processo qui, diciamo quasi naturale, per cui si valorizza nel corso, ovviamente, dei giorni e alla fine dell'anno rende anche una grammatura in più. Quindi attenzione, non è questo un processo speculativo tipico della borsa o delle borse, per cui uno investe in un'azione oggi speculativa, aspettandosi il 10% alla fine del mese. No, assolutamente niente di tutto questo. Il prezzo dell'oro e dell'argento, questo è un concetto fondamentale che bisogna capire, non ha quasi niente a che fare con la borsa. Dico quasi perché ci sono dei programmi che speculano anche sull'oro e l'argento, ma in linea di principio non ne definiscono il prezzo. Il prezzo nella sostanza è definito ogni giorno, direi quasi 2 volte al giorno, nella City di Londra, da un comitato comunque di banchieri, secondo Eustace Mullins, guidato dai Rothschild. Quindi diciamo che abbiamo questo grande conflitto di interessi, in un certo senso, tra i grandi ba banchieri che allo stesso tempo controllano le politiche monetarie e allo stesso tempo controllano anche il prezzo dell'oro e dell'argento. Però siccome loro sono forse 500 anni, no? Che fanno questo lavoro, se non per dire quasi 1000, perché tutto è partito dai templari delle crociate, no? Dovremmo saperle queste cose qui. Quindi ormai si parla 1100, siamo quasi al 2100, su quasi 1000 anni che loro lavorano, diciamo, con i soldi, e poi dopo ovviamente nel Medioevo i medici, eccetera, eccetera, i grandi banchieri tedeschi, ma non soltanto, adesso sono inglesi e anglosassoni i principali, sanno bene come gestire le cose. Ecco, quindi in un momento di crisi, e di grande caos come quello attuale, non ci dobbiamo meravigliare se l'oro si apprezza. È normale che succeda così, è sempre successo così. Quindi noi non abbiamo fatto assolutamente niente, ma abbiamo, per quello che mi riguarda, analizzato una certa situazione di speculazione chiara e evidente con la creazione dell'ennesima bolla finanziaria, a Wall Street. Bolla finanziaria, lì sono andati a finire tutti i soldi, ma la maggior parte dei soldi del quantiteasing, che sono stati in un certo senso, per quello che posso aver capito io, ceduti ai grandi gruppi di investimento, quindi BlackRock, The Standard, The Vanguard Group, la stessa Fidelity, che non ricordo ma è molto importante, e poi The State Street, che poi se andate a vedere, questi sono i principali, ma ce ne sono più di 100, cioè, pensate che siano solo questi. Quindi loro controllano ormai, dai dati che ho io, dal 70 all'80% della borsa, di quella che si chiamano il Dow Jones, che ricordo non è costituita da tutte le quote azionarie delle aziende quotate in borsa, ma soltanto dalle prime 30. Se voi chiedete, fate questa domanda a uno che si occupa di consulenza finanziaria, no, non le sa queste cose, non le sa. Io le spiego nel report che vi invito a leggere qualora non l'aveste ancora fatto, che trovate gratuitamente sul sito a menteaperta.net, che è secondo me fondamentale se uno poi deve a comprare oro con coscienza, cioè con quella consapevolezza, quindi con quella conoscenza di base, e che permette di non farsi fregare troppo, perché vi potrei portare ogni giorno, quasi quasi parlando, una volta alla settimana, parlando appunto con amici che mi seguono, che poi mi chiamano, scopro qualche altra azienda o cose nuove di azienda che già conosco, che sono truffaldine. Perché noi abbiamo purtroppo in Italia questa mentalità per cui se noi non si riesce a truffare, non si riesce a fare soldi. Mi dispiace moltissimo dire queste cose, ma c'è in Italia, soprattutto anche in questo settore, pochissima trasparenza. Benissimo.
Nuovo picco del dollaro, ovviamente tutto in dollari, io parlo tutto in dollari, 75.000 è un apprezzamento incredibile. È molto probabile che assisteremo ad un momento di assestamento, quindi può darsi che ritorni anche a 73, 72, ma non stiamo tranquilli, perché purtroppo ci sono problemi. Tanti problemi, in primis li vedo in questo momento la guerra, ma non soltanto, e quindi il trend sarà comunque positivo. Quindi l'investimento che suggerisco io, acquistando oro, cioè diversificando quindi gli investimenti, sarebbe un atto dovuto, a mio avviso, se uno ha ancora qualche soldo manca, perché se uno non c'ha niente è un discorso diverso. Allora, io vorrei adesso, avete per caso dei commenti o delle cose, delle domande? Prego, se no passiamo all'analisi della foto che ho postato sul canale, sui vari canali. Quindi se avete la possibilità, andate, aprite la foto, così seguendo la foto si capisce meglio, perché uno dei limiti che io ho in questo caso, siccome mi occupo anche un po' di simbologia, spiegare le cose senza avere le foto davanti rimane tutto molto più difficile. Io quindi vi farò una presentazione generale per quello che posso aver capito io. Ripeto, ci sto ancora studiando personalmente, e poi dopo lascerò la parola al dottor Manca se avete delle domande tecniche. Allora, la prima cosa. Se avete aperto l'immagine, la prima cosa che vediamo, no? Dalla grafica sono dei numeri delle lettere con dei numeri S3, M6, L12, XL24. Quindi l'idea che hanno ripreso in Germania in maniera abbastanza creativa è quella delle taglie, no? Che si usano nei vestiti. Beh, quindi la small 3 vuol dire, che c'è un premio o un aggio, cioè per diciamo, sottoscrivere per questo programma di 300 euro, e quindi poi è una cosa costante. M6 vuol dire di 600, 12 1200 e 24 2400. Allora, nel primo caso S3, come vedete, il prezzo non ha sconti, cioè si compra. Ora non state a vedere gli importi questi, perché gli importi di questi qui erano quelli di 3 settimane fa, quando io ho scaricato questa immagine. Ora gli importi sono ogni giorno, lo sapete, vengono adeguati al prezzo reale del giorno, chiaro, no? Questo viene in automatico, questo lo fa in automatico. Però per darvi un'idea, quindi non c'è sconto e non ci sono bonus, poi il bonus lo vediamo più tardi. Il bonus è praticamente in relazione all'aggio, come vedete. Se si passa all'M6, il prezzo di acquisto dell'oro è decisamente un pochettino più conveniente, perché quello che compra, quello che conta è un concetto fondamentale che non vi dicono quelli che vi vendono, è che non è tanto e soltanto importante il prezzo di acquisto, ma che l'azienda abbia l'obbligo di ricomprarlo a determinate condizioni che devono essere scritte nel contratto quando andate là a comprare l'oro, quando comprate oro, e che invece spesso e volentieri, siccome l'azienda non ha questo vincolo, non ha nessun vincolo, vi vendono l'oro a prezzo buono e poi ve ne arrangiate. Per esempio, l'azienda con la quale collaboriamo noi per l'acquisto di oro sfuso in Italia è la Z Metalli di Valenza, per cui se voi volete comprare metallo, insomma un certo quantitativo, io chi legge il report sa che in questo particolare momento non posso suggerirvi di comprare 50.000 euro d'oro o d'argento, perché in questo momento, secondo me, è troppo rischioso. Poi dove lo mettete? In Italia c'è questo problema, che ho anche risolto. Adesso vi spiego come, in due parole, però non voglio adesso saltare troppo da una cosa all'altra, però per dirvi, andate alla Z Metalli e loro vi faranno un contratto con l'obbligo di riacquisto con 3% di sconto. Allora l'idea non è quella di dire: oh, 3% di sconto, ci rimetto sicuramente. No, non ci rimettete assolutamente,
Perché se voi comprate e state tranquilli lì, nel momento in cui dovete rivendere, loro si apprezzate e non ci perdete niente. È chiaro. Il problema invece è quando vi trovate in una situazione in cui non avete nessun contratto di riacquisto da parte dell'azienda che avete acquistato, voi andate a comprametalli o a compravendita d'oro e ci rimettete il 40-50%. Quindi dovete stare attenti anche a queste cose qui, che i venditori, questi qui che sono anche molto improvvisati a vendere oro e che non sanno quasi niente di oro, sanno forse qualcosa di finanza, forse, hanno operato nei mercati finanziari per 20, 30, 40 anni, adesso hanno visto la malparata e si sono messi a vendere oro, va bene? Non vi dicono le problematiche relative a un possibile confisca dell'oro sfuso, perché se no non venderebbero più niente, ve lo dico io. Ecco, quindi dovete stare molto attenti a dove comprate l'oro, che ci sia questo contratto di riacquisto. Benissimo, detto questo, torniamo all'MSI. L'MSI prevede un aggio, qui hanno tradotto in inglese, scusatemi, in inglese, poi magari vediamo di farla in italiano, questo schemino qui, anche se è molto semplice, sinceramente, che poi viene chiamato in un altro schema premio, premio d'ingresso, se voi vedete, andate a vedere la foto che vi ho presentato la volta scorsa, si chiama premio, ma è poi la stessa cosa. Poi si ha l'1% di sconto a partire da 1 euro di acquisto con un bonus di 600. Non entro nei dettagli di questi aspetti del bonus, del ritorno, eccetera, magari questi li facciamo spiegare bene più tardi dal dottor Manca. Andiamo alla L12, come vedete il prezzo di acquisto migliora con uno sconto del 3% a partire da 1 euro, con un bonus di 100, di 1.200 euro. La XL, stessa cosa, prezzo ancora migliore, con un premio o agio, come lo volete chiamare, di 2.400 euro, con uno sconto del 6%. Qui c'è da, dice, a partire da 400 euro. Qui c'è questa cosa, qui c'è, bisogna pagare l'agio 2.400 più 400, Walter, correggimi se sbaglio, per accedere a questo programma, va bene? Oppure si può accedere soltanto col 3% di sconto se non si vuole pagare i 400 euro in più. Benissimo, poi c'è sotto in questa foto che vi ho presentato adesso in inglese, non ci sono i vari dettagli, ma in quella in italiano ci sono. C'è proprio il periodo, il momento di, diciamo, di ammortizzamento, ammortizzazione, diciamo così, no, del premio che dovete pagare. Allora, dobbiamo ragionare un attimino tutti piano piano, con calma, perché ci sono situazioni, ovviamente, per chi ha acquistato poco oro, fino a un certo punto, magari 25, 30, 40, che sicuramente sono più convenienti la S3 o la M6. Per coloro invece che hanno comprato più di un certo quantitativo, più di 27.000 euro sicuramente la L e più di 50.000 euro la XL. Quindi dobbiamo a un certo punto fare lo sforzo noi di personalizzare quello che è il nuovo programma che fa per voi, no? Per chi ha sottoscritto. Soprattutto parlo per i vecchi sottoscrittori, perché quelli nuovi è tutto più semplice. Tenendo presente appunto che non c'è l'obbligo di fare una valorizzazione, quindi un switch su tutto l'importo, ma ora poi Walter, dottore, ce lo spiega meglio, soltanto sulla quota eccedente i 27 per la L e i 50 per la XL. Allora, spero di essermi spiegato. A questo punto io farei un attimo una pausa chiedendovi se avete domande o commenti su quello che vi ho appena detto, altrimenti lascio la parola al dottor Marco. Prego. Scusa Max, una cosa non l'ho capita dell'ultimo passaggio che hai detto sulla XL a proposito dei 27.000, perché mi sono distratto un attimo, se la puoi ripetere per cortesia?
quello che chiamo la valorizzazione dell'oro, cioè il switch, a partire da 27 in su. Cioè, se uno ha già fatto un investimento di 40, i 27 possono rimanere nella Royal, nel programma successivo. Però correggimi se sbaglio, mi sembra di aver capito questa cosa qui. Stessa cosa per il discorso della XL. Mantenere la Royal fino a 50, però poi investito 100, per i rimanenti 50 può passare. Brava ad aver capito questa cosa qui, correggimi Walter se non è, se non ho detto la cosa giusta. Allora, vediamo, perché forse non riesco a capirla io. Provo a ridirla, nel senso che le varie tariffe hanno questo costo d'ingresso che si recupera man mano che si acquista, non quindi un passaggio, un trasferimento, di metalli dalla Royal Class o da un'altra tariffa di quelle che abbiamo conosciuto fino ad oggi a queste nuove, ma con gli acquisti nuovi. Quindi la parte interessante di avere una L, una XL riguarda principalmente la possibilità di attivare lo switch pilot, che è quello che permette di fare in automazione, diciamo così, questa operazione di switch for Argento, impostando i parametri e lasciando che lavori il sistema per noi con le modalità e le frequenze che vengono indicate. Con la L, una volta al giorno al fixing del 15 viene preso il valore, e invece con la XL si può arrivare alle due volte al giorno col fixing delle 11 e quello delle 15. E i 27.000, allora, i 12.000, 27.000 e 50.000 sono i traguardi di acquisto che servono per attivare il bonus che permette di recuperare integralmente l'aggio iniziale o costo di apertura. Lo switch pilot funziona a partire da 20.000 nella tariffa L e nella tariffa XL. Quindi questo è l'aspetto interessante, nel senso che chi ha già questa disponibilità di oro sulla Royal Class principalmente, ma può tranquillamente essere anche sulla Premium, può tranquillamente fare il trasferimento, e col trasferimento ha la disponibilità per attivare questo switch pilot a partire dai 20.000. Qual è il vantaggio? Che avendo sia l'uno che l'altro deposito, si può scegliere direttamente quanta parte del nostro oro e argento vogliamo trasferire su questo nuovo conto per farla, tra virgolette, lavorare. E mentre prima mi sono distratto perché stavo facendo in diretta, visto che è diventato operativo anche il mio deposito nuovo, perché, come ho detto a qualcuno col quale ho già parlato, io sono come San Tommaso e devo provare in prima persona come funzionano le cose per capirle. E ho fatto proprio 5 minuti fa il trasferimento. Io ho una Premium, e dalla Premium alla L che ho aperto, ed è avvenuto in tempo reale. Arriva subito la comunicazione sia di entrata che di uscita, entrata nel nuovo che uscita dal vecchio, anche come messaggio email, quindi molto molto immediato, che funziona benissimo. E adesso stavo guardando, ovviamente non c'è mercato aperto, quindi non viene fatta sicuramente nessuna operazione oggi, ma stavo cercando di guardare nel sito per capire qualcosetta di più e studiarmelo un pochettino. C'è un suggeritore che dice, sulla base di parametri che si possono inserire, dice il parametro attuale e quali parametri potrebbero essere inseriti e che percentuale
di incremento porterebbero, a che percentuale di incremento porterebbero nella grammatura posseduta. È un meccanismo tutto sommato abbastanza semplice, che è si tratta di una andata e ritorno. Ogni operazione fra oro e argento, se dall'oro si passa all'argento, l'operazione si chiude col ritorno all'oro ed è un ciclo di andata e ritorno. E questi cicli possono essere diversi e impostati dall'argento all'oro e di nuovo all'argento o viceversa. Questi sono i passaggi che ho capito fino adesso. E la cosa che trovo interessante è che lo stato del rapporto oro-argento Ovesta lo comunica e lo indica in questo switch point da oro-argento, e lo troviamo nel portale. In questo momento, cioè riferito al 5 del 4 alle 23.05, vedo che questo è il dato che porta il portale, è 83.97 il rapporto oro-argento. Quindi sulla base di questo si può valutare il rapporto argento-oro, perché si può cambiare, vedere anche quello è da oro, d'argento in oro. Siamo all'84, quindi c'è un margine di 0,03, si direbbe in questo momento. Però allora questi esperimenti magari me li faccio in via solitaria e poi vi racconto com'è andato, perché effettivamente ci devo ancora capire qualcosa e voglio capircelo. Capirlo nella pratica e non con la teoria soltanto. Quindi questi sono i passaggi che stiamo affrontando insieme al dottor Max. Se ci sono domande. Sì, beh, ce l'ho io una domanda. Il punto centrale di tutto è quello di definire i parametri del software, no? Perché noi praticamente, essendo una cosa manuale, dobbiamo farla noi. Devo dire la verità, capisco perfettamente la ragione per la quale l'azienda non voglia darci dei parametri, no? Mi sembra di aver capito che appunto non ci vogliono dare nessuna informazione. E dobbiamo fare da noi, perché questo è evidente, nessuna azienda mai lo farebbe, un discorso legato alla responsabilità. Se poi succede qualche cosa, ovviamente, qualsiasi ragione, e posso anche capire. Però bisogna, questa purtroppo è una responsabilità che forse devo prendere io, perché io sono anche una persona abbastanza pratica, non vi posso dire che sì, va bene, va bene, va bene, conveniente, 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 vi faccio magari, vi chiedo dei soldi per fare questo programma e poi vi lascio e vi dico, decidete i parametri come caspita volete voi, perché voi ne capite ancora meno di noi, è chiaro che siete in difficoltà. L'unica cosa che però vi dico è che io posso metterci la faccia, come ho fatto sempre, per i parametri che decido io in automatico, ma non in manuale. Se voi decidete di fare il switch in manuale, perché si può fare anche manuale, io sollevo ovviamente qualsiasi tipo di responsabilità, perché voi se scrivete dei numeri che non hanno senso, poi dopo è chiaro che impasticciate tutto, io non posso prendermi nessun tipo di responsabilità. Quindi anche io devo capire abbastanza bene, c'ho già dei parametri, ci sto già studiando, perché partner che conosco, conosciuto a Monaco, ne chiamerò adesso un altro in Slovacchia, parlerò anche con lui, ne chiamerò adesso un altro in Islanda, Sam, per chiedere anche a lui. Cioè io faccio tutto il possibile per darvi poi delle indicazioni, dei criteri di fondo, però sollevo qualsiasi tipo di responsabilità su chi sceglie poi di fare il manuale. Questo è evidente. Poi noi monitoreremo tutto, perché non vogliamo avere personalmente nessun tipo di problema. Poi, detto questo, voi scegliete di fare
questa nuova, diciamo, di optare per questa nuova possibilità, vostra piena responsabilità. Noi siamo degli intermediari che cerchiamo di fare il possibile per prendere vantaggio, no? Avvantaggiarci di questo problema, di questo, diciamo, programma di valorizzazione. Va bene, che in termini informatici, in termini finanziari, si chiama bot, e che è un concetto già ben conosciuto nei Bitcoin, nelle monete digitali, mi hanno detto. Quindi in questo caso Western non ha fatto niente altro che riprendere un concetto che evidentemente già funziona nel marketing, no? Sì, proprio nel settore finanziario, per le monete digitali, e riportarlo nel discorso dell'oro. Quindi diciamo il concetto funziona di sicuro, però è come una macchina, uno può comprare la più bella macchina del mondo senza far guidare, poi c'è un incidente e questo non è un problema nostro, è molto semplice. Noi dobbiamo imparare come guidare questa macchina, e quindi bisogna avere un po' di pazienza, e tutti, anche voi, dovete fare il vostro lavoro. Dovete mettervi lì, studiare, avete aperto una Royal Class, avete fatto un certo tipo di investimento, dovete subito cominciare a dire: ho bisogno di una M6 o di una L12. Poi ovviamente qualche interesse, qualche suggerimento possiamo dare anche noi, questo è evidente, va bene? Walter, hai da aggiungere nient'altro in merito a quello che, insomma, si può dire? Da quello che Allora, puoi aver capito te? sì, c'è un altro aspetto che ho già verificato e l'aspetto riguarda, aspetta un attimo che te lo dico però in diretta dal computer, e cioè, aspetta, rientro nel programma giusto, e qui, quindi. Nei nuovi depositi, una cosa che per conto mio fa parte della nostra consulenza, mettiamola così, è proprio dare il consiglio giusto, e cioè la tariffa XL, che è poi quella che va a interessare chi ha una Royal Class tendenzialmente. Ha un costo di deposito che è lo 0,05% più IVA mensile sul depositato. Questo, ovviamente, rispetto alla Royal Class, è un costo maggiore, perché la Royal Class ha lo 0,025. È pur vero che sia i 2.400 euro di costo d'ingresso, sia il costo più alto del deposito, che è dovuto ovviamente alla maggiore movimentazione che se ne fa, perché gli switch comportano movimentazione all'interno del deposito, però è anche assorbito e coperto generalmente dagli switch che vengono fatti. Quindi aumentando la quantità si copre anche questo leggero costo superiore. Questo va detto, ovviamente anche il fatto che siano la S3, che è la tariffa d'ingresso di questa nuova linea, ha un costo del deposito che è esattamente come nei piani di accumulo delle linee che conosciamo, cioè lo 0,08% mensile più IVA. Quindi parte da quello e va con lo sconto tariffa per tariffa di uno 0,01 in meno per arrivare allo 0,05 della XL. Questi sono tutti parametri che rendono tutto sommato abbastanza simili le due linee dal punto di vista dei costi, però essendo qui una linea destinata a movimentare di più, ha un costo leggermente più alto. Ripeto che da quello che ci dice Ovesta e che dicono nelle presentazioni che fanno, alle quali ho partecipato, è veramente coperto questo differenziale, ma non solo il differenziale, tutto il costo anche del deposito,
alla fine viene coperto dall'aumento di grammatura che si ha mediante gli switch, ampiamente coperto addirittura. Ecco, questo. Walter, Sì. scusami, benissimo, abbiamo capito e sono convinto anch'io che sia così, non potrebbe essere altrimenti. Una domanda, se un cliente ci dice no, no, guarda, un cliente nuovo ci dice no, no, guarda, a me non mi interessano i programmi nuovi, voglio fare un Royal Class, si può fare? Assolutamente sì. Ecco, benissimo, cosa importante. Quindi stesso discorso anche per chi ha già un Royal Class. Chi ha già un Royal Class può rimanere sul Royal Class, non c'è nessun problema. Sì, esposta semplicemente, ovviamente per aprire ad esempio una XL. No, 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 io faccio il caso che uno non faccia niente. Ah, no, no, può rimanere con me tranquillamente, non ha bisogno di cambiare niente. C'è anche la possibilità, bisogna dirlo, che uno non faccia niente. Rimane lì Sì. com'è, alle condizioni di e va bene, perché lo sai che a me mi piace molto Royal Class, ve lo dico anche se non mi interessa se si perde soldi, e a me non mi interessa fare questo calcolino qui della convenienza o meno. Però ci possono essere situazioni e situazioni, e quindi, come vi dicevo prima, le personalizzeremo. Ora c'ho una domanda diversa, che è molto importante. Mettiamo il caso che uno abbia aperto una premium, no? E vuole passare al Royal Class. Non sto parlando di questo caso qui, cioè dei nuovi programmi. Uno c'ha una premium normale e vuole passare a Royal Class. Che cosa deve fare? Aprire una Royal Class perché non c'è l'upgrade, essendo la premium, la tariffa di punta dei piani di accumulo, ha il suo aggio iniziale, i 2250 euro, che recupera con il bonus del 5% su ogni acquisto. Quindi matematicamente i 2250 li recupera quando avrà acquistato 45.000 euro. Quindi può tranquillamente continuare anche oltre i 45.000 euro con la premium, ma ovviamente avrebbe delle convenienze ad acquistare come Royal Class. Però per fare una Royal Class occorre assolutamente aprire una Royal Class nuova, non con trasferimento. Poi può trasferire Metallica sulla premium, sul E deposito quanto Royal costa Class. fare l'operazione? Sempre il minimo sindacale 25.000 di acquisto nuovo, per cui conviene se ha recuperato tutto l'aggio, altrimenti converrebbe recuperare prima l'aggio, perché col bonus del 5% alla fine è con il prezzo. Scusami, va, scusami. Perdonami. Sì. Quanto è il limite per finire il programma premium? 25, 45.000. hai No, 45.000 è il detto? totale acquisti. 45. Però generalmente chi fa una premium la fa perché E per una ha smorfia? un. Per un. Per la Smart non c'è i 750 di aggio, non si recuperano, non c'è bonus. Quindi se avesse fatto una Smart, gli conviene, se vuole aprire una Royal 25.000, gli conviene farlo immediatamente, a meno che non voglia fare un upgrade dalla Smart alla Premium, cosa che potrebbe anche essere interessante perché a quel punto paga la differenza dell'aggio, che sono 2250 meno i 750 pagati per la Smart, sono 1500. Pagando i 1.500, da quel momento in poi ha il bonus del 5% sui 2.250. Quindi. E se uno vuol passare, scusate, se uno vuol passare dalla Smart alla XL, cosa deve fare? O alla L, cosa deve fare? Come funziona? Aprire la L ha il costo dei 1.200 più i 200 di acquisto o la XL i 2.400 più i 400 di acquisto, che tra l'altro di un metallo, attenzione, questo è un particolare al quale bisogna fare attenzione. Nel primo acquisto che si fa al momento dell'apertura di una L o di una XL, la cosa che conviene fare è
mettere un solo metallo, cioè 100% oro, 100% argento, come uno preferisce. Ovviamente su queste tariffe ha senso soltanto l'oro e l'argento, non ha senso platino e palladio, perché non c'è Cos'è? Quello sguiglie. che sì. Ecco, Chiaro. per cui Vabbè. Quindi ecco, semplicemente. anche questo va chiarito. Va chiarito, cioè il momento in cui decide di fare, qualora avesse altri metalli, bisogna che li venda. No, li può tenere tranquillamente anche sulla Smart. Ecco, ma se avesse un Royal Class, per esempio, e avesse Li platino e palladio, cosa succede in questo caso? Li lascia lì? lascia lì, sicuramente. Ah, beh, capito, benissimo. Però mi sembra che mentre sia facile, no? Per chi ha una Smart, diciamo, chiudere la Smart sostanzialmente e fare l'upgrade per una L, per una XL. Mi sembra molto più problematico sicuramente per la premium, per chi ha la premium, ma anche forse per chi ha la business. Come mai? Perché beh, con la business non mi farei neanche troppi problemi, perché col bonus del 2,5% il passaggio a una delle nuove tariffe vale sicuramente la pena, se si parla di L e XL, e indipendentemente dal fatto che si perda i 1.500 euro di aggio iniziale della business. Ma è un aggio che si recupera molto più difficilmente e a un prezzo che è paragonabile al grammo alla M. Quindi, se uno dalla business volesse passare alla M, manterrebbe di fatto un prezzo al grammo su quei livelli, e non avrebbe più il bonus sulla M, ma avrebbe la possibilità di fare gli switch manuali. Questa è la Allora, lo lo in se questo caso, scusami Walter, scusa, perdono. Siccome sta diventando troppo tecnica questo, non ci voglio neanche, però dobbiamo anche fare questo sforzo ulteriore per capire, no? Poi ne parliamo noi direttamente, evidente. Però ecco, mettiamo a caso che uno ha una premium o una smart, una premium, un piano di acquisto, no? E dice: guarda, io voglio chiudere questo piano di accumulo, lo voglio finire, lo voglio esaurire, puoi passare o a una Roya oppure a un programma nuovo. Cosa devi fare? Allora, Parlando proprio in maniera molto pratica, io ho raggiunto il limite nella mia premium, nella mia business. La cosa faccio? Vendo tutto, chiudo il conto e ne apro un altro. No, allora è un peccato vendere tutto, perché fai un'operazione che è ottima per il commerciante, perché acquista e vende, quindi ha il suo spread su due operazioni, mentre invece la cosa che conviene è fare eventualmente vendere la parte che serve, che so io, i 2.800 euro per aprirsi una XL, e con quei 2.800 euro aprirsi l'XL. Una volta aperta l'XL, si fa il trasferimento di quello che hai nella business, nella premium, sulla XL, e continui con quella. Ma Assolutamente. allora si può fare un'operazione, perché ha Sì, detto che sì. non si poteva fare prima. Può fare. No, no, Cioè, infatti. No, parlavo di convenienza nel fatto di, ma più che altro riferito alla premium, se non hai recuperato l'aggio iniziale, e che con la premium lo recuperi solamente con gli acquisti, e devi arrivare ad aver acquistato 45.000, forse lì non conviene passare alla L o alla XL, perché perdi il recupero dell'aggio, tutto lì. Ma può. No, ma recupero dell'aggio, scusami, recupero dell'aggio una volta che arrivi a 45.000, quanto tempo ci vuole? No, 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 l'hai già recuperato. Se arrivi ad aver acquistato 45.000, l'hai già recuperato tutto.
dico, una volta recuperato l'acqua, uno non dovrebbe rimettere più niente, ha recuperato tutto, apertura di conto e si fa il cambio in automatico, no? Non è in Cambio. automatico, bisogna aprire quella che vuole, o la L o la XL, quindi con quel pagamento iniziale, che siano i 1.400 o i 2.800 per la L o la XL, ma Allora, potrebbero al limite essere anche i 6. benissimo, abbiamo capito. Si esaurisce un programma e ovviamente si parte da zero su quello nuovo. Questo vale anche per la Royal Class, giusto? Sì, che non ha un esaurimento di per sé, perché non c'è un aggio iniziale, quindi non c'è un recupero di quello. Uno che ha la Royal Class si apre tranquillamente una delle nuove tariffe e si trasferisce i fondi. Lo può fare con la massima libertà e in qualsiasi momento. L'unica, Benissimo, ok, va bene, e va bene. addirittura con la possibilità, ma questa c'è per. Vale direi solo per la Royal Class. C'è anche la possibilità di dire: sposto sulla XL dai 20.000 in su per attivare l'autopilot e fare quelle operazioni di switch tra oro e argento, e la differenza che ho magari nel deposito, perché c'è anche chi ha più dei 20, 50 e 100.000. E l'altra parte che ho nel deposito Royal Class li lascio lì. Benissimo, ok. Beh, mi sembra, scusa, io mi scuso con chi mi segue, ci segue, perché sono tutte cose molto, come vedete, molto tecniche, no? Tante volte sono di ragionarci sulle cose, quindi abbiamo forse esagerato un attimino, ecco, nell'entrare nei dettagli, però ecco, è un esercizio anche questo, no? Per farvi capire. Il tempo, no? Che ci vuole anche da parte nostra per capire esattamente tutte le varie cose. E così abbiamo così, abbiamo dato un esempio, un po', insomma, delle problematiche che anche noi dobbiamo affrontare. Però mi sembra, Walter, in linea di massima, che sia tutto logico, perché quello che poi io ricerco anche nell'approccio che usa l'azienda è che presenti una cosa logica, no? Di buon senso, senza penalizzare troppo, diciamo così, il cliente. E mi sembra che in questo caso vada tutto bene, torni tutto. Non personalmente non trovo e non giustifico più di tanto, anche se ho capito perché l'hanno fatto, l'aumento del deposito, perché secondo me nella pratica potevano anche farne a meno, però siccome loro evidentemente sono confidenti e confidano che l'incremento a fine anno, no, dalle proiezioni che hanno fatto, ci sarà sicuramente nella grammatura e sarà importante, quindi il cliente sarà comunque contento e soddisfatto. Ecco, benissimo. Avete per caso domande su quello che abbiamo detto fino adesso? Commenti? Siamo qua, siamo quasi in chiusura. Dire io una cosa, mi sembra di ricordare che si era detto che l'oro e l'argento hanno andamenti alternativi, nel senso che quando uno sale, l'altro diminuire non credo, però almeno sta fermo, corretto? Posso Tradizionalmente, no, quello che succede ti adesso. do una risposta io, Alessio, e poi lascio tutto il tempo che desidera al dottor Marco. Allora, sì, quello che dice è correttissimo. Infatti, nell'arco della storia c'è stato un rapporto molto variabile, no? È stato anche 1:15 negli Stati Uniti, e poi durante la crisi addirittura del 2008 è passato a 1:120-125. E poi adesso si sta riprendendo, anche se ultimamente si sono apprezzati entrambi, cioè in linea di Esatto, principio quando uno va su, l'altro va giù. Però siccome quindi adesso ciò che anche conta è la l'argento differenza di era apprezzamento. sottoprezzo. Sì, è la differenza nella velocità di apprezzamento. Quindi, di fatto, nel momento in cui, cioè, per esempio, si scopre che l'argento si può acquistare, si possono acquistare 90 unità di argento con una di oro, si vende oro e si compra argento. E questo è il Sì, meccanismo. è quello, il switch, che poi vuol dire interruttore, lo sapete, no? In Certo. inglese, il switch lavora proprio con quel principio lì.
Lavoro proprio, ed è la cosa interessante che è completamente scollegato da qualsiasi tipo di speculazione di borsa. Faccio un esempio. Se la borsa crolla, no, la borsa crolla, tutte le azioni crollano, no, siamo di fronte al grande reset, diciamo, mamma mia, cosa succede allora alla gente? Niente, niente. Prima di tutto sì, probabilmente acquisteranno valore, perché è chiaro che proprio anche oggi c'è, per farvi vedere il trend, il Mozambico è ritornato, ha deciso di introdurre l'oro a garanzia, e quindi si ritorna al gold standard in un certo senso. Vi leggo subito la notizia, eccola qua, è lo Zimbabwe, scusa, non Mozambico, ha messo a punto quello che si chiama ZIG, ZIG, che vuol dire Zimbabwe Gold, per diciamo mantenere sotto controllo maggiormente la moneta, che è soggetta ad una svalutazione incredibile. Ora non so, me lo sono scritto qui da qualche parte, vediamo se lo trovo. Eccolo qui, mi sembra sia questo. No, vediamo un po' se lo trovo. C'è una svalutazione proprio fuori controllo, una cosa ridicola. Ecco, quindi ce l'ho da qualche parte. Quindi, per dirvi, c'è questo ritorno al gold standard, perché loro sanno bene che l'unica cosa che dà stabilità ai mercati è quando si crea una valuta che ha una garanzia con l'oro, no? O con un metallo prezioso, ne abbiamo parlato tante volte in passato. Quindi, in un certo senso, speriamo, per carità di Dio, no, che non succeda niente. Però, qualora i mercati andassero ancora più in difficoltà, di fronte a un grande reset, di fronte a qualsiasi cosa possa succedere che ne determini un crollo dei mercati, noi stiamo tranquilli, perché tra le nostre operazioni solo marginalmente possono essere interessate dal mercato. Perché anche qualora crollassero gli IEF, come si chiama, IEF, quello lì collegati alle speculazioni di borsa, chi se ne frega? Quelli che hanno investito in queste quote perderanno soldi, ma non perderà soldi chi ha investito in oro vero. Anzi, a maggior ragione, il trend che vedo io è quello di apprezzamento. Poi arriveremo a un certo punto, e questa non è che lo dico io così, è una cosa auspicabile, no? In cui dopo il grande reset, con molta probabilità, ci sarà l'annuncio del ritorno al gold standard. Perché tanto quando loro hanno ottenuto tutto quello che vogliono ottenere, quindi confisca delle proprietà private, popolazione, come si dice, riduzione della popolazione. Purtroppo sono tutte cose delicate quelle che vi dico, ma il trend è quello che vogliono fare loro, l'hanno detto tante volte, scritto anche nella trilogia. E quando loro avranno ottenuto tutto quello che vogliono ottenere, non ci sarà nemmeno più bisogno di grandi speculazioni in borsa. Avranno già ottenuto tutto. Che si fanno? Si fanno le speculazioni fra cose che controllano tutte loro? Ecco, quindi dobbiamo avere anche questa un po' pressione, no? Visione di come sarà il mondo oltre il 2030, diciamoci questa data qua. E quindi, Alessio, possiamo stare tranquilli, ecco, qualsiasi cosa succeda, noi siamo in una botte di ferro. Certo, Io quindi la loro vedo. vogliono creare il solito mondo per quattro gatti. Comunque, tornando a quello che stavi dicendo, allora quindi adesso, da adesso, ci dovrebbe essere uno Stato senza moneta fiat, ma convertibile. Ti ricordi che te l'avevo chiesto l'altra volta, ma io ho detto che non esistono attualmente monete convertibili. Lo Zimbabwe è in progetto di reintrodurre una moneta convertibile, giusto? Sì, ma io non ti ho mica detto, te mi hai fatto una domanda diversa, te mi hai detto se esistevano stati in cui c'erano praticamente le monete in oro e argento. Anche Questa è la domanda. quello, sì, certo, anche quello. Quindi ho Però detto penso che ha che detto sappia anche io questo. no, che sappia io Sì. no, può anche darsi che in certi ambienti dove ci sono ancora sistemi rurali, vai qui in Tanzania, gli estrattori, chi estrae oro e c'ha le pepite piccole, le pesa, va al mercato e ci cuoce, fa la spesa, capito? Cioè, può darsi che esistano ancora situazioni No, molto perché c'era particolari. un'altra persona che si chiama Sandro, che adesso non sento più perché si era operato, poi non lo sento più. Lui diceva che esistono ancora luoghi nei quali la gente accetta solo oro in pagamento. Saranno solo queste miniere, non lo so. Se te vai e visiti il lato scuro della Luna,
E vedi che utilizzano ancora questi sistemi. Cioè, dovete stare anche un po' attenti da chi vi dice le cose. Cioè, uno, in rete c'è qualsiasi stupidaggine. Scusami, Alessio, ma voglio offenderti. Dovete stare un po' attenti a quello che vi raccontano, perché dovete, come spiegarvi, dovete documentarvi sempre molto, e più vi documentate, più vi renderete conto che la maggior parte delle persone è lì soltanto ad intrattenervi, e più stupidaggini vi dicono, più soldi fanno. È così che funziona il sistema. Io ci sono stato dentro per tanti anni, quindi io sono competente per dirvi queste cose. State attenti a quelli che vi raccontano. Andate, spulciate il curriculum di questa gente. Spulciate. Vedrete che non hanno avuto nessuna carriera, non sono dei veri professionisti. A me mi dispiace, ma i veri professionisti non ci vogliono nemmeno mettere la faccia tante volte. Quante persone ci sono che fanno questo lavoro che faccio in Italia? Quante? Dovete riflettere su queste cose. Perché purtroppo succedono spesso e volentieri che questi sono bravi, ottimi parlatori, comunicatori, tutto quello che vuoi. Alla fin fine, scusatemi, ma quando arrivano. Se arriva alla fin fine, non capisco quello che dicono e quello che vuole fare. Soprattutto la soluzione. Parlano, 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 ma non hanno nessuna soluzione pratica, né piano B, né consulenza oro, né trilogie, né niente. Niente. Discorsi e basta. Tanto per contestare il sistema. Sono dei contestatori, la maggior parte dei quali lo spiego nella trilogia, nel capitolo 4. Sono stati creati apposta per occupare posizioni, diciamo così, nella controparte, per darvi l'idea che fanno un certo lavoro per noi, la maggior parte dei quali sono anche massoni. Spiace di queste cose, anche se devo correggermi tutte le volte, faccio spesso questo errore, non sono massoni, sono iniziati, che è una cosa già molto diversa e molto più ampia di quella che si può, quello che si può credere. Quindi dobbiamo fare questo sforzo, che spesso e volentieri così non si fa. Benissimo. Altre domande o commenti? Stiamo parlando. Basta. C'è nessun altro, che siamo in chiusura, eh? Quindi prendiamoci ancora un po' di pazienza. Io ho già cominciato a mandare dei messaggini agli amici che hanno sottoscritto. Io cerco poi sempre di tenere i contatti per fare una chiacchieratina, una cosa e quell'altra. Con calma, si può decidere, ci sono varie soluzioni. La maggior parte insomma, dei nostri amici hanno fatto il Royal Class, benissimo. Ci sono anche dei piani di accumulo, quindi magari, ecco, se volete ricontattare il dottor Manca con calma, prendete un appuntamento, se avete un piano di accumulo, quindi una small, una business o una premium, lì lo contattate e con lui valutate la fattibilità del progetto, oppure chiamate me, e ne parliamo, ne parlate anche con me. Datemi ancora una settimana, perché devo ancora capire certe cose. Se vi dico una cosa, devo essere convinto, no, avere le idee chiare su quello che vi suggerisco di fare. Va bene? Benissimo. Avete capito tutto? Ci sono altre domande? Studiatevi per bene le varie immagini che ho postato sui canali, perché le cose bisogna digerirle, eh? Cioè, non è che devi fare le cose così. Uno lo fa anche le cose a fiducia. A me tanta gente mi dice sì, me lo dici te, ci crede, ma non è questo ragionamento che deve passare, eh? Non voglio che passi questa cosa qui. Ognuno deve comunque mettersi lì e fare le proprie valutazioni. Ora, magari tante volte cosa succede? Uno dice sì, chiedo all'avvocato, chiedo al consulente, chiedetelo pure, però l'avvocato, il consulente, lo stesso consulente finanziario, chi vi vende prodotti e servizi in banca, con tutto rispetto, sanno le cose generiche sull'oro, non è che sono delle persone esperte che hanno studiato particolarmente la materia. L'oro è considerato un prodotto non finanziario. Se andate da un consulente finanziario e gli chiedete se va bene o non va bene investire in oro, lui cosa vuole che vi dica? Non ce l'ha neanche l'oro in portafoglio.
sarà lì per vendervi un prodotto finanziario. Quindi dovete anche un po' stare attenti, no? A chi lo chiedete e come. Vate, vuoi aggiungere? Prego, se hai, vuoi aggiungere qualcosa, eh? Ma direi che aggiungo soltanto la richiesta di avere un pochettino di pazienza perché effettivamente è un terreno nuovo sul quale ci stiamo muovendo e prima di dire corbellerie preferisco avere più cognizione di causa ed è quella che mi sto facendo. Come sempre, prima sulla mia pelle e poi sono in grado di fornire anche indicazioni più precise e sicuramente più utili. Per cui chiedo solo un po' di pazienza, mi sto dando da fare in velocità. Sì, benissimo, quindi una ragione in più per sentirsi lunedì, no? E lavorare un pochino in maniera più approfondita su queste cose perché è necessario farlo, va bene? Benissimo. Assolutamente sì. Bene, a questo punto io non ho altre cose da dirvi se non quella che mi aspetto un momento di, diciamo così, di stabilità, nel prezzo dell'oro, soprattutto parliamo di oro, no? Parliamo di oro, va bene? E quindi ecco, adesso forse supererà anche il 75, però per chi deve fare qualche cosa bisogna farlo, eh? Qui a farlo, non è che è un atto dovuto alla diversificazione, perché tenere tutti i soldi in banca, così come lo è quello del piano B, perché poi ritorniamo sempre lì, quali sono le priorità di quello che uno deve fare? Vivendo nel mondo occidentale sono piano B o comunque sia diversificazione, diciamo di soldi che sono lì e che non rendono niente, comprando oro e metalli preziosi, compratelo dove volete, e poi consulenze eventualmente patrimoniali. Ricordo per coloro che hanno comprato in passato oro sfuso che io ho messo a punto un sistema che vi permette di portare l'oro sfuso in sicurezza in Svizzera. Ho trovato questa azienda che, guarda caso, no? Intanto ci vuole anche un po' di culo, come si dice nelle cose. Non è che l'ho fatta con una telefonata, perché mi ci ha avuto più di 6 mesi, però ho trovato questa azienda che è configurata nella sostanza come a Ovesta, cioè stocca l'oro all'interno di un FF. Quindi si prende l'oro che si tiene in Italia a diciamo condizioni critiche ed ho affrontato questo argomento tante volte in passato. Se volete, per chi è nuovo, che non ha capito bene, mi può anche richiamare e lo posso rispiegare personalmente. Lo si prende e lo si porta, seguendo quello che dice la legge italiana, in Svizzera. Attenti, perché tra poco forse queste operazioni qui, tra pochi anni, non saranno nemmeno più possibile farle, o saranno sovrattassate e allora sarà ancora meno conveniente farle. Tutti quello per tutti quello che riguarda trasferimenti di monete, di valute, di bonifici all'estero, oppure trasferimenti d'oro e metalli preziosi, saranno sempre più sotto l'occhio del Grande Fratello. Quindi tanto vale farlo adesso, così almeno una volta che è stoccato lì e abbiamo messo la coscienza a posto. Bene, se volete delle informazioni tecniche, cioè informazioni precise su quello che vi costa trasportare l'oro, stoccaggio, eccetera, presso questa azienda, non parliamo di Ovesta, parliamo di un altro canale che ho attivato per tutti coloro che hanno comprato oro sfuso nel frattempo, non tenetelo in Italia. Io ve lo dico, lo tenete a vostro rischio e pericolo, o almeno se ne avete comprato un certo quantitativo, buon senso vuole, sempre seguendo il discorso della diversificazione, magari tenerlo un po' in Italia e tenere il resto portarlo in Svizzera. Mentre la Svizzera dovrà adeguarsi a tanti parametri internazionali, con riguardo soprattutto quelli della salute e in parte anche della moneta,
Anche perché in Svizzera c'è la sede della BIS, che è la banca delle banche, e parte tutto da lì. È chiaro, si devono adeguare. Lo decidono loro, sono i primi a doversi adeguare, no? Una certa politica anche sulla digitalizzazione, va bene. E per quello che riguarda l'oro e lo stoccaggio di metalli preziosi, io credo che non cambierà assolutamente niente nella politica, diciamo così, del governo americano, che poi sono appunto la BIS e le grandi aziende internazionali che lo controllano, le grandi banche internazionali che le controllano, e controllano quindi anche il governo svizzero, è evidente, no? Chi credete che controlli i governi? I governi controllano se stessi? No, i governi e i politici sono a una fascia molto più bassa di quello che si pensa a noi. Sono un terzo livello, secondo Justice Malitz. Bene, perché al primo livello ci sono i grandi ordini iniziatici, al secondo livello ci sono ovviamente banchieri, ovviamente sono molto importanti, che fanno parte anche del primo livello, e al terzo livello ci sono, non voglio usare aggettivi che possono risultare non rispettosi, ma ci sono i politici che fanno le politiche protezionistiche, non per proteggere noi, non ne frega proprio poco e niente. A noi l'interesse soltanto di ci chiamano quando hanno bisogno di noi, no? Di andare a votare per votare la preferenza, perché questa è così che è stata creata la democrazia. Ma nella realtà la democrazia è una scatola vuota, dovremmo averlo capito. E ognuno di noi dobbiamo fare il nostro ogni giorno, senza contare su niente e su nessuno. Magari facendo un'opera buona tutti i giorni, e guardandoci allo specchio tutte le mattine, chiedendoci la domanda: ma ieri come ho fatto? Ho fatto bene oppure potevo fare meglio? Bene, dimentica di quello che hai fatto ieri, oggi farò meglio di ieri. Con queste due soluzioni molto semplici, la maggior parte dei problemi sarebbero già da un bel po' superati per tutti e per tutto. Va bene? Se non avete altri commenti, chiuderei qua, dandovi appuntamento a lunedì. Per chi mi segue sui canali di Flavio, vuol seguirmi, parliamo lì a ruota libera a 360 gradi, un po' di tutto. Quindi io d'ora in poi ci butterò tutte le informazioni, anche un po' così, tanto per darvi magari delle informazioni che non è che trovate sempre, sui canali. Poi vi ci do magari anche il mio commento, diciamo così, soprattutto di simbologia. Il canale è stato rinominato Fuga dal Pentolone. Flavio ha accettato la mia idea, da fuori dal Pentolone è stato rinominato Fuga, perché l'acqua continua a bollire. Pensate che l'acqua, il fornello si è spento, e bolle, bolle, bolle piano piano, bolle. Poi a un certo punto rischiamo di essere talmente stanchi e talmente cotti che non riusciamo più a saltare fuori, come la storia della rana bollita. Quindi bisogna darsi una mossa, agire. L'agire è sempre, rappresenta sempre una verità. Chi agisce, anche quando magari cerca di fare una cosa e la sbaglia, fa una cosa vera, perché fa un'azione. Senza azione non c'è verità. Questo, se non mi sbaglio, era anche uno dei principi di Socrate. Va bene? Benissimo. Allora mi fermerei qua e do appuntamento agli amici del gruppo. Facciamo una chiacchieratina, esattamente fra 17 minuti ci troviamo sul canale nostro su Telegram. Facciamo un aggiornamento veloce, e poi naturalmente l'appuntamento successivo è per il mercoledì per il piano B, e poi per chi è interessato. Ecco, io non vi chiedo niente, offro, credo, molto per quello che posso, vi dico tutto quello che so, lo metto a disposizione. L'unica cosa che vi chiedo è un po' di passaparola. Ecco, se riuscite, magari parlate, invitate amici, no? Anche agli interventi che facciamo il sabato, oppure il mercoledì o il lunedì, così almeno sappiamo che facciamo un lavoro di estrema nicchia, no? Sono canali che hanno 20, 25.000, 30.000 sottoscrittori, che poi
cosa vi diranno questi canali qui, io non lo so, però evidentemente la gente è abituata talmente ad essere intrattenuta che manda soldi agli intrattenitori e non mi manda soldi a me, ma io non è che io lo dico per lamentarmi, è la lamentarmi, lo sapete che non amo lamentarmi, io ho la mia direzione, meglio pochi che buoni, come si dice. Ecco, però un po' di passaparola è sicuramente una cosa gradita. Benissimo, io chiuderei qua, vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci aggiorniamo ai prossimi interventi. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. grazie. Ciao, buon fine settimana a tutti. Tanto grazie.